Supportando il paziente, oltre appunto a garantire la sua salute, si possono raccogliere dei dati molto importanti, questo attraverso un'app. Assolutamente, attraverso la tecnologia digitale, quindi le app, le piattaforme mobile, web, con chiaramente l'ausilio del cloud e di tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale, è possibile innanzitutto in maniera molto semplice andare a raccogliere i dati non soltanto dal paziente direttamente per quanto riguarda il proprio percorso terapeutico, ma anche da tutta la squadra della salute, quindi i medici, gli infermieri, i farmacisti che ruotano all'interno del percorso terapeutico del paziente, e questi dati possono essere utilizzati, come nel caso della nostra piattaforma Kerpi, per poter andare a fornire un supporto ai professionisti che devono seguire il paziente durante tutto il percorso di cura, quindi segnalando problematiche di bassa aderenza, oppure che è necessario far riapprovvigionare di farmaco il paziente per continuare il piano terapeutico, se ci sono degli scostamenti del comportamento del paziente che è necessario analizzare e intervenire, quindi andando in qualche modo a facilitare il lavoro dei professionisti e a ridurre il tempo necessario per poter intervenire. D'altra parte, queste informazioni che vengono imputate dal medico per quanto riguarda le prescrizioni, dall'infermiere guardando i questionari comportamentali, dal farmacista sull'erogato in farmacia e tanti altri dati che non vi sto a dire adesso, diventano analizzati a dovere dagli algoritmi dei percorsi personalizzati che vengono erogati attraverso un'app direttamente al paziente o al caregiver del paziente, ad esempio il figlio se è troppo anziano, per supportarlo quotidianamente nel percorso di cura, quindi segnalando tutte le attività che deve svolgere, quindi dall'assunzione dei farmaci, quali e quando fare le misurazioni in autoanalisi, quando ci sono gli appuntamenti o quando è necessario tornare in farmacia per fare il riapprovvigionamento del farmaco. Tutto questo è un unico strumento che però ha la possibilità di raccogliere e condividere i dati con tutti gli stakeholder della cura.